Leggeremo l'incipit de L'amante, romanzo di Marguerite Duras, pubblicato nel 1984. La storia, ambientata nell'Indocina degli anni 30, racconta l'incontro tra un trentenne uomo cinese e una giovane quindicenne bianca, travolti dalla scoperta del desiderio erotico, doppiamente proibito, per la differenza d'età e per il divario culturale, entrambi preda di una magia amorosa troppo intensa per essere vera, troppo reale per svanire con il tempo. Romanzo tenero e disarmante per la sincerità con cui la Duras mette in scena una storia d'amore tanto bella quanto impossibile, perché i protagonisti sono discriminati non solo per appartenere a due continenti lontani, ma soprattutto perché divisi da più di una generazione e dalla condizione sociale di lui, differenze che al tempo non potevano essere ignorate. Il romanzo comincia così. Un giorno, ero già avanti negli anni, in una hall mi è venuto incontro un uomo. Si è presentato e mi ha detto: «La conosco da sempre. Tutti dicono che da giovane lei era bella. Io sono venuto a dirle che la trovo più bella ora. Preferisco il suo volto devastato a quello che aveva da giovane». Penso spesso a un'immagine che solo io vedo ancora e di cui non ho mai parlato. È sempre lì, fasciata di silenzio, e mi meraviglia. La prediligo fra tutte. In lei mi riconosco, mi incanto. Presto fu tardi nella mia vita. A 18 anni era già troppo tardi. Tra i 18 e i 25 anni il mio viso ha deviato in maniera imprevista. Sono invecchiata a 18 anni. Non so se succeda a tutti, non l'ho mai chiesto. Mi sembra di aver sentito dire che qualche volta un'accelerazione del tempo può investirci quando attraversiamo l'età giovane, la più esaltata della vita. È stato un invecchiamento brutale. L'ho visto impossessarsi dei miei lineamenti a uno, alterare il rapporto che c'era tra di loro, rendere gli occhi più grandi, lo sguardo più triste, la bocca più netta, incidere sulla fronte fenditure profonde. E invece di esserne spaventata, ho assistito a questo invecchiamento con lo stesso interesse che avrei potuto prestare allo svolgersi di una lettura. E poi sapevo di non sbagliarmi. Un giorno avrebbe rallentato la corsa e avrebbe preso un ritmo normale. Chi mi aveva conosciuto a 17 anni, all'epoca del mio viaggio in Francia, è rimasto impressionato quando mi ha rivista 2 anni dopo, 19enne. Quel nuovo viso si è mantenuto così, è diventato il mio viso. Certo, è invecchiato ancora, ma relativamente meno di quel che avrebbe dovuto. È un viso lacerato da rughe nette e profonde, con la pelle screpolata. Non ha ceduto, come certi volti, dei lineamenti minuti. Ha mantenuto gli stessi contorni, ma la materia di cui è fatto è andata distrutta. Ho un viso distrutto. Dunque, ho 15 anni e mezzo. Un traghetto attraversa il Mekong. L'immagine dura per tutto l'attraversamento del fiume. Ho 15 anni e mezzo, non ci sono stagioni in questi paesi. Il clima è sempre uguale, afoso, monotono. Siamo in quella fascia calda della terra che non ha primavere, non ha risvegli. Vivo in un pensionato statale a Saigon, lì mangio e dormo, ma vado a scuola fuori, al liceo francese. Mia madre, maestra, vuole che sua figlia faccia il liceo. Quello che per lei era bastato non doveva bastare alla sua bambina. Occorrevano il liceo, l'università e infine il concorso per l'insegnamento di matematica. Ho sentito questo ritornello fin dai primi anni di scuola. Non ho mai immaginato di poter sfuggire al concorso per la cattedra di matematica. Ero felice di darle questa speranza. No, è successo qualcosa a 18 anni che ha dato luogo a questo viso. Deve essere accaduto di notte. Avevo paura di me, avevo paura di Dio. Quando era giorno avevo meno paura e la morte mi sembrava meno spaventosa. Ma la sua idea non mi abbandonava. Volevo uccidere il mio fratello maggiore, aver ragione di lui una volta per tutte, vederlo morire. Per sottrarre a mia madre quel figlio, l'oggetto del suo amore, per punirla di averlo amato tanto e tanto male e soprattutto, almeno così credevo, per salvare l'altro mio fratello, il fratello minore, il bambino, dalla vitalità di quel fratello maggiore che soffocava la sua, da quel velo nero che gli offuscava il giorno,
dalla legge che il maggiore rappresentava e dettava e che era, pur venendo da un essere umano, una legge bestiale. Era la paura di ogni istante, di ogni giorno, nella vita di quel fratellino, una paura che ha finito per toccargli il cuore e lo ha fatto morire. Ora so che da giovanissima, a 18-15 anni, il mio viso era una premonizione del viso che mi sarebbe toccato poi per il troppo bere nell'età di mezzo della vita. L'alcol ha assunto le funzioni a cui Dio è mancato, inclusa quella di uccidermi, di uccidere. Il volto dell'alcol ha preceduto l'alcol. L'alcol lo ha poi confermato. In me c'era posto per questo. L'ho saputo, come lo sanno gli altri, ma stranamente anzitempo. In me c'era anche posto per il desiderio. A 15 anni avevo il volto di quel piacere che ancora non conoscevo. Sono Vittorio Erba e ho letto L'incipit de l'amante, romanzo di Marguerite Duras. Buona continuazione.